Salve a tutti ragazzi e bentornati qua su WWE Supercard in questo nuovo appuntamento con il Wild Wednesday, signori. Siamo qua per completare ancora una volta la missione del mercoledì selvaggio. È da 2 settimane che non porto questo format, quindi vediamo se dopo 2 settimane riusciremo a sculare come si deve. Ragazzi, intanto vi devo dire che abbiamo concluso la camera di fusione Reanimator di nuovo, quindi vediamo se almeno questo oggi riusciremo a portarci a casa un'altra Superstar. Mi state mandando ancora messaggi su un direct e altre immagini che state trovando carte di Halloween ovunque. Sembra che sia l'unico in tutto il mondo che non riesce a trovarle, perché ne ho trovate due in quarto, manca ancora 8 giorni alla fine del mese, in due in un mese, cavolo. Ma almeno fammi fare una pro. Non chiedo tantissimo, fammi trovare Alexa Bliss quest'oggi, ragazzi, siamo tutti quanti felici e contenti. Comunque andiamo a ricapitolare la missione di oggi. Abbiamo il pacchetto Mercoledì Wild dove dovremo completarlo con 10 ribrisini da draft board, 100 carte pullate in draft board e ovviamente tutto quanto il resto che ho già fatto con 10 incontri perfetti. Signori, direi che possiamo andare a pullare 100 carte in draft board, dopodiché andremo a spacchettarci anche questo pacchetto e tutto quanto il resto. Intanto prendiamoci questo pacchetto gratuito, vediamo un po' se quest'oggi troviamo qualcosa, visto che ci danno appunto anche le ossa. Troviamo il mucchietto d'ossa e no, ce l'ho. E vabbè, ma c'è l'annuncio, va. Altro pacchettino bello bello, ci dà. Oh, ci dà il titano e un'altra volta niente. Va bene, ragazzi, andiamo con i pacchetti quelli seri. Quindi partiamo con la draft board 100 carte per noi. 50 ora, 50 dopo. Ci facciamo 50 carte adesso. Dopodiché andremo in camera di fusione, prenderemo il pacchetto Reanimator e torneremo in draft board con altre 50 carte. Andiamo a spacchettare, signori. Intanto facciamoci anche un po' di euforia, non va assolutamente male. E vediamo se nel frattempo magari il gioco ci regala anche una SummerSlam selvaggia nel mercoledì selvaggio. Chissà, potrebbe, potrebbe da veramente. È da 7 giorni, ragazzi, che non trovo una SummerSlam in draft board. L'ultima fu Carmella. Ho giocato abbastanza, credo di essere già al punto giusto per ottenere un nuovo reset in draft board. Vediamo. Intanto abbiamo preso almeno qualche reset, quindi va bene, ottimo. Andiamo ancora avanti. Dobbiamo raggiungere 100 carte e dopodiché, ragazzuoli, potremmo finalmente mettere le mani sull'ultimo pacchetto del mercoledì selvaggio e vedere se almeno uno di 3 Breast possa essere SummerSlam 19, nonché una pro bellissima che metteremo nei nostri vari deck. Forse se riusciamo in questo video potremmo fare anche China Pro, perché mancano 3 incontri a Crisma soltanto, quindi se non riusciremo a completare tutto quanto velocemente, tornerò a fare qualche match e se ci dà appunto 3 match in carisma lo faremo pro. La faremo pro, anzi. Dai, 25 carte, siamo a un quarto del nostro spacchettamento fiero. Spacchettamento selvaggio, anzi direi proprio, veramente. Osso. Ripristini stiamo un po' scarseggiando, se non sbaglio abbiamo fatti soltanto 2 o 3. Ce ne vorrà un po', ce ne vorrà un po' di tempo. Andiamo, dai. Andiamo ancora avanti, voglio lo sbrilluccichio bello, cavolo, no? Io sono nei momenti, qual è stato il vostro ultimo reset? In questo momento, ragazzi, così almeno che scrop, magari a trovarlo anch'io, lo stesso reset, potrebbe, sta. Dai, portiamo un po' di fortuna, dai. Portami un bel po' di fortuna con un bel like sotto a questo video, ragazzi. Dai, vediamo un po' quanto raggiungiamo di like in questo video. Altra euforia, siamo a quota 20, va benissimo. Andiamo con un altro ripristino di Mick Foley. Brock Lesnar, Nikki Bella. Dai, 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 resistenza. E vabbè, vabbè, questa prima run è andata così. Allora, a questo punto facciamo in questo modo. Visto che abbiamo altre 25 carte messe da parte qua giù nella King of the Ring, già ci prendiamo la ricompensa, 25 carte estrazione, che abbiamo aggiunto i quarti di finale. Così intanto faremo meno strada per prendere altre 25 carte per accumularle. E a questo punto, signori, che siamo a metà del nostro spacchettamento del mercoledì, andiamo tanto a riavviare, anzi non la voglio riavviare perché all'interno c'è China. Vedi? Mettiamo il riempimento così almeno mettiamo le nostre dive per bene, così se dovessimo farla però non l'abbiamo impegnata in questo evento qua. Allora, a questo punto direi che, essendo appunto a metà di questo video, andiamo a spacchettarci il pacchetto Reanimator. Ragazzuoli, spero davvero di trovare all'interno di questo pacchetto Alexa Bliss. Ce ne sono, se non sbaglio, 5-6 superstar che possiamo trovare. Abbiamo anche Jeff Hardy che possiamo portare a livello pro. Però vorrei volentieri una diva. E a questo punto Alexa Bliss, visto che è già la fuori. Ragazzuoli, scrivete sotto nei commenti se in questo pacchetto Reanimator avete trovato anche voi una carta di Halloween. E ovviamente portate fortuna pure a me per questo pacchetto che andremo ad aprire cifra 3, 2, 1, vai!
Rey Mysterio! E poi abbiamo la carta, mamma mia, che è un pacchetto completamente veramente schifoso da dimenticare assolutamente. Doppia WrestleMania 5 che non ci serve assolutamente a un c***o. Nisba, signori, proprio nulla. Siamo anche a corto al verde di ossa, di mucchietti d'ossa. Dobbiamo ricominciare proprio da capo, quindi partiamo con questi qui. E vediamo se magari con quelli gratuiti oggi riusciremo a farne un po' di più. Quanto manca la SummerSlam? Ancora 4 giorni, vabbè. Ragazzuoli, andiamo ad eliminarci qualche carta e andiamo in draft board di nuovo dopo aver fatto svariati match per appunto completare 50 spacchettamenti e completare appunto i 10 cripristini necessari per, per il completamento di questa missione di oggi. A tra poco. Ed eccoci noi ragazzuoli, altre 52 carte per completare il nostro obiettivo in draft board. Andiamo a spacchettare, signori, andiamo a vedere cosa troviamo in queste ultime carte. Ottimo, mucchio d'ossa ci sta tantissimo. Euforia, ottimo. E ovviamente vediamo un po' se riusciamo a completare anche i vari ripristini necessari per il completamento della missione Wild Wednesday. Dopodiché andremo a aprirci appunto l'ultimo pacchetto, anzi tutti quanti i pacchetti, vediamo un po' di scolare qualcosa, insomma dai. Vediamo ragazzuoli se anche questo mercoledì lo rendiamo veramente selvaggio. Andiamo avanti, altre 41 al termine, ottimo, mucchietti d'ossa ragazzi mi servono per davvero, mi servono davvero tanti. Non so quanti carte elite di ossa ho, però insomma, altro ripristino per noi, Slater Colosso. Un osso per noi, va bene, va benissimo, va tutto quanto bene, quando si trova qualcosa di Halloween va sempre tutto quanto bene. Comunque mancano soltanto 8 giorni alla fine di ottobre, quindi raga, tra poco ci siamo, cominceremo già a parlare e a ipotizzare nuovi future per la Season 6. Ragazzi, dimmi sotto nei commenti cosa ne pensate, magari possa uscire con la nuova stagione, cosa ci potrà mai essere in questo gioco, se andremo avanti con altri nuovi livelli, la potenza delle carte è ancora aumentata fino a oltre 1,5 milioni, 2 milioni. Considerate che se partiamo con altri 3 nuovi livelli, qui arriveremo veramente a 2 milioni sicuro. Altro ripristino grande! Siamo a 25 al termine, quindi 3 quarti. Se non sono già andati, altro ripristino, Nicky Cross, Titano, mucchietto d'ossa. Ragazzi, sono felicissimo, veramente. Dai, dai, dai. Altre 20 carte, l'euforia 36, ottimo. E poi almeno continueremo l'accumulo per arrivare almeno... Non so se riuscirò a prendere Boogeyman, perché comunque è difficile, 9.000 punti. Però comunque voglio arrivare in su... Visto che sono minori punti rispetto alla scorsa settimana. Vediamo un po' se riusciamo a fare in questo verde limite, dai. Allora, dai, altre 10 carte al termine. Ripristi non so quanti ne ho fatti in totale, dopo andremo a contarli. Vediamo un po', ancora 8. Quindi abbiamo 5, 6, 7, no, mi sa che... Oh, forse se scoliamo l'altro ripristino qui, forse ce la possiamo fare, altrimenti Nisba. Andiamo a vedere, attacco Graft, abbiamo raggiunto le 100 carte signori, quindi a questo punto il prossimo obiettivo dovrebbe essere quello dei 10 ripristini. Se troviamo un ripristino adesso per esempio, oh, nuovo vigore. E niente, mi sa che allora ne mancherà ancora un paio, forse vediamo un po'. Vediamo un po', mancano ancora 3 ripristini ragazzi, 3 ripristini al termine della missione Wild. E ce le facciamo ragazzi, andiamo avanti, ci mancano ancora 2 match alla nostra China per fare il 100% anche a carisma. Quindi se riusciamo a prendere anche 2 incontri del carisma, porteremo anche a livello pro questa fantastica diva che andrà in tutti quanti i nostri deck come diva più potente che abbiamo. E ultimo ripristino, signore, ce l'abbiamo fatta! Peccato nessuna reset SummerSlam 19 in questa scalata, però vabbè, abbiamo finito comunque la Wild Wednesday. E abbiamo anche portato al 100% anche la seconda china, quindi prima di andare a spacchettarci il nostro pacchetto della Wild, andiamo a portare a livello pro la nostra diva SummerSlam 19, ragazzi. Wow, eccola qua, vediamo un po', controlliamo ovviamente. 40, 40, 40, 40, 20, i gettoni sono tutti quanti esauriti. Andiamo a vedere anche la seconda, sblocchiamola. E perché? Ah, perché sono in match. 40, 40, 40, 40, 20 e i gettoni tutti quanti. Ok, quindi andiamo a toglierla dai vari deck e a portarla finalmente a livello pro la nostra China carta evento Diva SummerSlam 19. Vai! Eccola qua, signore, nostra prima Diva Pro SummerSlam. Yes! 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 E ovviamente adesso la alleniamo totalmente. Quindi, recente SummerSlam e eccola qua. Blocchiamola, altrimenti bestemmioni. E poi tutto quanto gli diamo 85 su 85 e per davvero, non come Seth Rollins tempo fa. E andiamo a dargli forza e resistenza in questo modo qui. E poi andiamo sulla carisma. E confermiamo i gettoni. Eccola qua, signore, anche sfida di oggi. Perfetto, quindi ottimo. China è al 100%. Wow, prima Diva Pro SummerSlam.
un applauso e un like per questo video. Però signore, è arrivato il momento finale per il Wild West e siamo qui per questo, quindi andiamo a spacchettarci per gradi tutti quanti i pacchetti di questo mercoledì. Partiamo con 4 ticket, siamo a quota 26, sapete cosa? Ci mancava un pacchetto ieri, facciamo oggi. Apriamocelo oggi, signore, questo pacchetto. Dai! 25 ticket che volevamo farli ieri, appunto, le facciamo quest'oggi, quindi grande ricompensa sfida per completare il free pack opening di ieri, dove abbiamo sculato una carta Samson 19 di Kofi Kingston. 3, 2, 1, vai! Brock Lesnar. WrestleMania. E poi tutto quanto. Cataclisma. Viva, vabbè. Ormai, forse manco ce l'avevano, forse sì, non lo so, però vabbè, non ci interessa a questo punto, vabbè, siamo rimasti in un ticket, il prossimo probabilmente, o lo faremo in prossima season, non lo so, però vabbè, andiamo a prendere anche i crediti, sono 5 giusto, 5 crediti, no 10, perfetto, mi sembrava peggio, bene, bene, bene. E poi ovviamente andiamo con il pacchetto miglioramento e vediamo all'interno, ci dà, oh, Cataclysm. Possiamo sperare magari una SummerSlam, visto che qui c'è dato meno, magari per par condicio diamo qualcosa di più, no? Vediamo un po'. Supporto. Andiamo a riscuotere il pacchetto supporto. Noi abbiamo resistenza e velocità, ci manca, come ho sempre detto anche in passato, forza e carisma. Quindi se trovassimo un Kurt Angle di livello SummerSlam sarebbe veramente perfetto. Kurt Angle, 3, 2, 1, vai! Manager è manager, però una checca, perché ci dà soltanto la forza e poi il cataclisma, quindi, possiamo... No, velocità. Non ci serve assolutamente a nulla. Niente da fare, signori, andiamo con il pacchetto, quello bello. Tra l'altro manco ce l'avevo, quindi altra stellina, perfetto. E quindi è arrivato il momento di aprirci questo pacchetto, dove all'interno possiamo trovare tre wrestlers di livello SummerSlam, potenzialmente sì, però vabbè, di solito non ho mai trovato niente qui. Forse una SummerSlam l'ho trovata, non so perché non me lo ricordo. Vabbè, andiamo comunque ad aprire questo pacchetto. 3, 2, 1, vai! Il Seed Free, distruzione, cataclisma di Andrade e la distruzione di King Corbin. Pacchetto da dimenticare per questo mercoledì selvaggio. GG signori, finisce qua la nostra scalata a questo gioco, quest'oggi. Andiamo a prenderci i ticket, dobbiamo fare tutto quanto il resto, va bene, ci sta. Fra 4 ore sarà finita, sarà conclusa anche questa battleground che abbiamo vinto tranquillamente, quindi vabbè, sti cazzi. E per quanto riguarda il resto, signori, andremo qua in Over the Limit per completare un po' di sfide. E ancora non c'è la sfida. Comunque non abbiamo visto oggi in questo video, comunque non ho visto io da nessuna parte che è comparso Rumble Rabbit, quindi come vedete anche nei commenti, se l'avete trovato una volta, avete completato appunto la missione, non riapparirà più, penso. Altrimenti di solito dopo anche mezz'ora, ogni ora, casualmente riappare, quindi però non l'ho visto per nulla, quindi mi sa che ormai ciccia e vabbè. Ragazzi, non concludo anche questo video, come al solito se vi è piaciuto un video lasciate tanti bei like. Ci vediamo in un prossimo video di WWE Supercard. Ciao a tutti ragazzi!